oggi proseguiremo verso la Danimarca. Nel video di questa mattina voglio farvi vedere noi che andiamo a fare la spesa in un supermercato tedesco. Il supermercato è subito qui. Noi siamo partiti già abbastanza pieni di roba perché Red Bull ci ha mandato un sacco di Red Bull, sia quelle classic che quelle gialle senza zucchero che non ho ancora provato. $0,25. È un buono da 25 centesimi. Perché era una lattina. Avete mai visto quei robi dove metti dentro le batterie e ti danno proprio le monete? Ecco, è così che mi pago i viaggi. Potrebbe essere una buona idea. Aspetta che mi stanno telefonando. Pronto? Mi ha chiamato il corriere per dirmi: sono qua a consegnare un pacco. Lei è Nelson Venceslai. Faccio... mi sta rispondendo qualcuno in tedesco. Al corriere hanno dato il mio numero per una consegna che devono fare a Nelson, quindi io adesso devo avvisare Nelson che c'è il corriere sotto casa sua per consegnare un pacco. Comunque stavo pensando che dovremmo prenderci una bella piantina, perché l'anno scorso quando abbiamo fatto lo Slav Tour abbiamo comprato Psychebon, che è diventata un po' la nostra mascotte. A sto giro potremmo prendere questa pianta grassa, questo cactusino, 1,49 €. La griglia cosa facciamo? La prendiamo? Che non ce l'abbiamo per Montelago. Prendiamo al ritorno, certo. Torniamo qua? Tutta la roba da campeggio per Montelago la prenderemo al ritorno, perché ripassiamo da Amburgo. Adesso mi sa che mi prendo qualcosa per il pranzo, tipo questa coleslaw salad da 89 centesimi. Poi vorrei prendere un po' di frutta, tipo banane. Anzi, le mini banane. Vuoi mettere 1,49 €? Dai, io le prendo, mi piacciono di brutto a me le mini banane. Questo è il set per farsi il guacamole. Allora, le mele sono il numero 048. No, vabbè, ci sono gli shot di zenzero. Io me ne prendo sicuramente un paio. Sto facendo una spesa molto healthy. Quante robe buone. Dalla Danimarca in poi costerà tutto tantissimo, quando andremo a procurarci del cibo. Quindi io farei un po' di scorta qua di robe che si possono conservare. Purtroppo la frutta, secondo me, non dura più di 2 giorni su quel furgone. Ma guardate che bello in questo supermercato il salad bar. Che figata. Mi sa che mi prendo anche qualcosa da bere. Il mango è di stagione in Germania. A Giulio invece prendo l'acqua di cocco. No, vabbè, c'è la salsa della Blockhaus, il ristorante dove andavo sempre a mangiare con mio padre quando stavo a Berlino. Pranzo di stagione. Prendiamo un po' di zuppa. Chili con carne me lo mangerei di brutto, però non abbiamo modo di scaldarlo. E soprattutto costa 4 euro. Qua ci sono i panini. Tappa. Dobbiamo prendere la colazione di oggi, il pranzo di oggi, la cena di stasera e la colazione di domani. Tutta roba possibilmente conservabile. Tortellini, ah no, tortelli, paprika e chili. Io prenderei un po' di pane, visto che abbiamo il nostro peso corporeo in sala mini beretta, ci potrebbe far comodo. Io mi sa che mi prendo tipo questo qua, tanto ci abbiamo le forchette. Italiana. Potremmo prenderli lo stesso, magari riusciamo a procurarci dell'acqua per fare i Psychebon. 99 centesimi di spaghetti bolognesi istantanei e Psyche Goulash. Top. I Doritos a 0,99. Mi sa che questi qua sono tipo che non sai che livello di piccantezza c'hanno. C'è scritto Achtung. Mai visto e non piacciono. Sì. Va bene, prendili. Non sarebbe male se ci fossero tipo le insalate pronte per pranzo. Avrei potuto farci un video vero e proprio dei supermercati all'estero, ma non c'è tempo. Questo viaggio sarà tutto un po' di corsa. A me servono anche le graffettine. Oh, meno male che le ho trovate. Non è che sia tanta roba per 2 euro, però vabbè, almeno è roba sana. Red Bull 0 calorie. Cosa? Non l'ho mai assaggiata. Queste qua c'hanno all'interno i 25 centesimi che ti rimborsano poi quando vai a metterle dentro nella macchinetta. Bifi, pizza, carazza. Oh, il beef jerky. 2 euro per sto sacchettino qua, un po' tanto però. Spesa fatta, tutta sta roba, busta col panda compresa, 33,98 euro. Ah, pesa. Però ci siamo dimenticati di prendere una piantina mascotte, magari in Danimarca. Ho pagato con Hype, link in descrizione. Momento imbarazzante della giornata. Arriva sta tipella, inizia a parlarmi in tedesco, io non capisco, vedo che c'è in mano una roba di zuppa, di goulash o di quello che è, e deduco che forse voleva passare avanti perché aveva soltanto una cosa, e quindi tipo ho spostato indietro tutta la mia roba. La tipa alla cassa mi ha guardato malissimo, la tipa che era lì mi ha guardato strano, poi è passata avanti,
ed è andato via. Però metterò comunque una valutazione positiva. No, non so niente. Andiamo? B. È tempo di salire sul nostro magico scudo. Carichiamo la roba, poi andiamo a prendere le ragazze che nel frattempo forse avranno finito di sistemare tutti gli zaini. Oh! E partiamo direzione Billund. Marca.